Il sistema è intuitivo e permetterà dal 1 aprile di prenotare la propria vaccinazione o quella di un proprio caro in poco più di un minuto. La pagina sarà accessibile dal sito di ciascuna ULS o dal portale regionale delle vaccinazioni. Una volta scelta la propria azienda sanitaria, l'utente digiterà il proprio codice fiscale. Questo consentirà al sistema di riconoscere le persone o per classe d'età o per appartenenza a una delle categorie fragili o disabili. Si aprirà quindi la slot con le possibili sedi vaccinali raggiungibili sul territorio. Si potranno poi scegliere sede, giorno e ora. La conferma arriverà via cellulare o via mail con allegata la scheda per l'anamnesi da precompilare e portare alla sede della vaccinazione. Questo per accelerare le procedure sul posto. La piattaforma dunque entrerà in funzione da giovedì, mentre da dopo Pasqua sarà attivato un call center dedicato con numero unico per le persone con difficoltà a prenotare. Cioè, se io non ho né computer né telefono, però devo prenotare, tramite il numero fisso chiamo il call center e il call center mi dà tutte le istruzioni, mi aiuta fisicamente, operativamente a completare la prenotazione. Più in generale Toniolo parla di un sistema flessibile, adatto a essere utilizzato sia dal singolo che dai familiari, ma anche da comuni, associazioni di volontariato e farmacie. Proprio con queste ultime, che sono 1400 in Veneto, è stato raggiunto un accordo. Coprono tutto il territorio, anche in paesini più dispersi o comunque più disagiati, e quindi diventano un presidio fondamentale. Prenotazioni gratuite per l'utente, con i farmacisti che potranno anche assistere nella compilazione delle schede di anamnesi.